sai cosa c'è. La polemica è il suo mestiere. Io vi faccio chiudere la porta! Di polemica si nutre. Come si permette di permettersi? Nella polemica ci sguazza. Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica! Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica. Ma chi mi dà il diritto di parlare? Avete mai sentito parlare di burka? Di donne obbligate a indossare il velo e segregate in casa? Certo. Io no, almeno fino all'altro giorno, quando ho visto il film documentario Sister Act. Affascinato da questo grande capolavoro cinematografico, mi sono messo a fare delle ricerche e ho scoperto che queste donne, chiamate suore, esistono veramente, sono migliaia in tutto il mondo. Ma non è tutto oro quello che luccica. Scordatevi le suore allegre e spensierate di Sister Act, perché quelle vere sono donne che conducono una vita di privazioni e segregazione. Sono addirittura costrette ad indossare il velo. Ma è giusto tutto questo? Andiamo a sentire cosa ne pensa la gente. Scusi, lei ha mai sentito parlare di suore? Sì. E che cosa ne pensa? Niente. Dovrà pur pensare qualcosa, no? No, non ne penso. E dica una minchiata qualsiasi allora. Sono donne. Senta, padre, lei che è un uomo di chiesa, avrà conosciuto delle suore? Guardi che se si riferisce a quella vicenda di Montecatrone, le ricordo che sono stato assolto con formula piena. Scusi, lei ha mai sentito parlare delle suore? Mi risponda. Mi risponda. Ma è sordo? Scusi, giornalista, questo è Jerry Polemica, ma il mio amico è sordo veramente. Ah, ok. Vabbè, però Jerry, se vuole puoi intervistare a me. No, no, a lei non mi interessa. Nessuno vuole parlare delle suore, molto bene. Noi allora siamo andati direttamente da loro, al convento delle Pie Orsoline Grizzly, e abbiamo con noi Suor Carmela. Allora, sorella, ci vuole spiegare chi vi costringe a fare una scelta così misera, così... Noi abbiamo scelto di indossare l'abito da suora per servire il Signore. Ma tutte voi? Certamente, figliuolo. E servite tutte lo stesso Signore? Sì. Ma com'è possibile? Ragazzi, ma vi rendete conto? Siamo nel ventunesimo secolo e ci sono ancora donne che sono costrette a vivere segregate in un'angusta prigione, indossare il velo e tutto questo per servire un solo gran signore. Beh, siamo tornati al Medioevo, ma non è tutto. Sentite cosa ho scoperto. Lei ha mai visto una suora? Per carità, dove? Scusate se mi gratto, ma quello porta una sfiga! Chi è? No. Occhi malocchi per sempre le fenocchie! La gente pensa pure che portino sfortuna. A meno male che con noi c'è un uomo di scienza che oggi è qui per sfatare questo tabù. Buongiorno, professor Balbanani. Buongiorno. Senta, che cosa ci può dire su questa assurda superstizione che le suore portano sfiga? Beh, la trovo un'idea ridicola. Come vede, sono 20 minuti che passeggio e converso amabilmente con Suor Carmela, non è successo assolutamente... Ma da dove è piovuto questo mattone a forma di suora che ride? Allora, ragazzi, che ne dite? Non è arrivato il momento di porre fine a questa barbarie? Suor Carmela è ancora qui con noi e si è convinta a togliere il velo. Ma veramente? Su, suora, non sia timida, se lo tolga davanti a... Ma cosa fa? Mi lasci! E finalmente se le... Madonna, che mostro! Se lo rimetta subito! 105 Zoo, only for you. Only for you. Only for you.